Bambini miei, questo è un barattolo di marmellata. Ebbene, in questo gioco di marmellata ce ne sarà veramente tanta. Oh no! Quindi, se non vi piace la marmellata, non guardate questo video. Se vi piace la marmellata, ce ne sarà tanta, tutta per voi. Bene, ora basta fare il Willis Crauso della situazione. Iniziamo con Purgatori, un gioco che mi avete consigliato in molti. Purgatori, già il nome è tutto un programma. Ovviamente non sarà un posto molto allegro, un luogo un po' torturante. Comunque questo gioco contiene scene di un po' di gore, un po' di violenza, ma è un RPG, insomma, nulla di troppo troppo, però marmellata! Autore Nama. Come si chiama? Nama. Annamo. Ecco che vi dicevo, guardate! Fragole! Fragole ovunque! Mi sono schiattato come una prugna morta e sono qui. Svegliati. Svegliati, bellezza. Ok. Eh? Dove sono? Cos'è questo posto? Perché mi trovo qui? Lei non parla mai, a quanto pare. Comunque è pieno di cadaveri. Di marmellate. Di prugne e di fichi secchi buttati a caso. Quello è... C'è anche un cartello. Vediamo che ingredienti ha. Pianta di processione numero 2. Nani? Non lo so, ragazzi. Ma c'è troppa marmellata. Non si riesce a respirare. Usciamo! Però ora andiamocene di qui, ragazzi. Una grata rugginita blocca il mio cammino. Comunque sei un po' indebolita con il tempo. Se trovo un oggetto decente posso distruggerla. Dobbiamo trovarlo. Non so se è un oggetto. Ok, devo trovare qualcosa di duro. Non so se lo ritroverò magari tornando nell'altra stanza. Magari cercando tra i fichi secchi. Oh, un pezzo d'osso! Oh! Ok, questo è un grumo, un'uvetta. Ho tirato fuori un'uvetta bella dura da questo barattolo. Va bene, dai, basta, andiamo avanti. È per cercare di essere child friendly, ragazzi. Ormai siamo ridotti... Sto scherzando, era tutto per ilarità. Ho usato l'osso, si è spezzato, ma sono entrato. Per fortuna non era il mio. Ehi là, qua cos'altro c'è? C'è un codice. Codice segreto Ether. Sembra quasi Hitler, ma speriamo non sia lui il guardiano di questo posto. Cioè, dal sangue e dalla marmellata direi che forse può essere. C'è una chiave lì. Vediamo di raggiungerla. Ok. Mamma mia, non mi piace per niente. Ma chi è stato a fare tutto questo casino? Qual è la verità? Due chiavi? Quindi per passare il mega portone di metallo ho bisogno di due chiavi. Vediamo. Ok, pianta numero 1 e pianta numero 2 a sud. Andiamo alla pianta numero 1 ad est. Vediamo che succede. È veramente difficile camminare in tutte queste prugne marce. Ok, stiamo andando al processing plant numero 1. Non posso andare. Un muro di carne mi blocca il cammino. Simpaticissimo. Allora non posso andarci. Va bene, allora andiamo a sud. Andiamo a sud e vediamo dove mi porta tutto ciò. Ah, ma sono sbucata di nuovo qui. Ma che cavolo? C'è qualcosa sotto i miei piedi. Ho trovato una chiave. La chiave di Virdian. Bene. Stiamo facendo progressi. Allora mo mi tocca riandare. Ok. Il cadavere sta tenendo qualcosa tra le sue mani. Ma è un macete. Si è messa a piangere. Forse lei conosceva queste persone. Ok, è inutile sfingere. Non sono delle prugne. Non sono delle prugne. Però questa è marmellata. Loro però sono, non sono delle prugne, purtroppo. Andiamo avanti. Una volta questi pezzi erano umani. Un tempo. Un tempo. Va bene, una delle chiavi comunque ce l'ho. Quindi possiamo metterla qui. Ok, ne abbiamo una. Ora dobbiamo trovarne un'altra. Ma ora che ho trovato il macete, probabilmente posso aprire il muro di carne. Perché cosa fa un macete? Lo usano i macellai per tagliare la carne. Quindi io vado qua, prendo il mio macete e lo uso sul muro. Ho tirato fuori il macete e sbaravin, sbaravin, sbaravin! Sì! Ho fatto una Macedonia, ragazzi. Ho fatto una Macedonia. Sempre piano numero uno. Mamma mia, ma cosa va sto posto? Non mi dire che c'è il mostro della marmellata! Aiuto! C'è qualcosa nella sua mano. Cosa ho trovato? Cerco di liberargli la presa. Ok, gli apro la mano con il macete. Violenza!
Ok, ho trovato un'altra chiave. Ok, le ho tutte e due, quindi possiamo superare effettivamente il punto. Mamma mia, c'è una nebbiolina stranissima. E non vedo l'ora di andarmene. E dai, muoviti. Bellezza. Ok, andiamo qua e mettiamo l'altra chiave. Ok. Bene. Ce l'abbiamo fatta, boys. Non capisco cos'è questo posto. Sembra una macelleria. Ma una macelleria con gli umani al posto dei maialini. Speriamo di no. Forse qualcosa o qualcuno. Ma forse qualcosa. Henry, mi chiamo. Ehi. Quella chi è? Mia madre? Minchino. Emma. Tuturu. C'è qualcosa che voglio chiederti, Henry. Sei per caso libera ora? Hai dei piani? Devi far qualcosa? Ma io sono muta. Quindi, dato che sei la mia migliore amica, potresti essere così gentile da portare questi materiali di studio all'insegnante Felia nella classe degli insegnanti, insomma? Seriamente, sono troppo pesanti per le mie mani delicate. Non riesco a portarli. Quindi non ho altra scelta che chiedere a te, che sei sempre così servizievole. Ma sono sfruttata. Ho ottenuto veramente un carico pesante. Sei veramente una salvavita, Henry. Lo dico davvero. Vabbè. Ed è così, era un ricordo questo. Andiamo avanti. C'è un'altra porta. Oh no, e questa cos'è? Un'ascia. Ho trovato un'ascia, forse posso difendermi. C'è un tizio legato. Ma sono... gli hanno aperto le mani. Ci sono teste. Teste di rapa. Un tavolo di dissezionamento. Strano dottore. Forse è un SCP, non lo so. Andiamo a vedere cosa c'è qua. 000. Controlliamo la porta centrale, se contiene qualcosa. Un'altra porta, ovviamente. La porta è chiusa, dobbiamo trovare una chiave. Ok, muoviamoci. Mentre per di qua, che cosa c'è? 001? 101! C'è del laser. Aspetta, c'è scritto. Perché c'è scritto aspetta? C'è scritto aspetta qui nel muro. Wait. Aspetta cosa? Io ho paura, ragazzi, di attraversare questo laser. Forse dobbiamo aspettare di più. Forse... si è disattivato! Quindi dovevamo aspettare per forza. Ok, torna indietro velocemente. Meno male. Non so cosa sarebbe successo se avessi premuto su quel laser. 102. La porta è chiusa, non posso aprirla. Allora andiamo allo 00. Facciamo le cose per ordine. Ho già sbagliato qualcosa non andando per le cose per ordine. Ok, c'è un tavolo con una lettera. Leggiamo un po' qui. Codice segreto. La notte. Cos'è? Cos'è sta roba? The Nike. Sono tutti codici strani. Una botola. Ho trovato una botola che mi porta giù in un'altra stanza segreta. Proviamo ad aprirla. Bene. L'ho aperta con la chiave che ho trovato prima. Quindi questa ora mi porta qui e mi porta ad un'altra chiave. Ok, è tutto magna magna. Chiave di su, chiave di giù, chiave dove vuoi tu. Andiamo avanti, torniamo indietro. Ora non so se quella chiave apra un'altra porta magari. E vabbè, stiamo attenti qua. Sono strane piante rampicanti. Ok, chiave di ferro. Tutte queste chiavi di ferro del cavolo. Dove devo metterle? Devo andare più su. Vediamo se posso aprire questa porta. Sì, no, non posso. Mannaggia, e qua devo mettere altre chiavi probabilmente. Non c'è reazione. Ok, sicuramente una cosa alla volta. Le ho quasi guardate tutte le porte. Anche qua è chiusa. Ok, credo di sapere dove andare. Però ho due chiavi, quindi una sicuramente va qua. No, neanche qui. E allora niente, per forza devo tornare di sotto adesso. E c'era una porta chiusa. E con la chiave che ho dovrei riuscire ad aprirla. Vediamo. Torniamo qui e proviamo. La porta è chiusa, però l'ho aperta con la mia chiave. Ah, siamo dove c'è la chiave rossa che si vedeva prima. Bene, chiave scarlatta. La chiave scarlatta. E mo... ok, con la chiave scarlatta... chi è quello? C'è del vetro lì. Se faccio casino è la fine. Oh no. Fammi salvare. Ragazzi, proviamo. Oh oh. Oh oh. Si è accorto? Mi sa che si è accorto. Ha chiuso la porta. Scappa dal macellaio. Ma stai scherzando? Non diventerà una fragolina. Ho preso la chiave. Devo andare per di qua. Devo aprire una botola. Ok, scappiamo. C'è un cacchio di macellaio. Però per fortuna qua è pieno di chiavi.
Chiave d'oro. No, è velocissimo. No. Forse era meglio che non la prendevo. Porca vacca. No, 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 no. Non devo prendere quella chiave, mi fa perdere tempo. Devo lasciarla perdere, è l'unico modo. Altrimenti non ce la faccio. Ah, ha fatto male, di nuovo. Non è la prima volta che lo faccio, mi sa. Oh. Sembra che abbia smesso di inseguirmi e spero se ne sia andato a quel posto. La chiave la riprenderemo in un altro modo se riusciremo a tornarci. Ok. Mamma mia, sempre qua. Sempre gli stessi giri mi tocca fare. Ormai mi sto rompendo anche le tibie a forza di farlo. Vediamo se invece ora torno da lui. Ok, di nuovo aperto. Bene, questo significa che posso andare a riprendermi la chiave. Lui se n'è andato. Bene, ho fatto bene a lasciarla qui. Avete visto? Non dovevo cagare la chiave. Era così semplice, non dovevo essere goloso. Non dovevo farmi la mia macedonia. Fruttolo, fruttolo, fruttolo. Bene, ora scappiamo. Col potere del fruttolo e della frutta, ora posso aprire qui. Sì, ma vieni, chiave d'oro, sei il mio tesoro. Clicchiamo qua e ora devo infilare due chiavi da quella parte. Ok. Wow! Uno più appeso dell'altro. Salve, mi sembra di nuovo The Forest. C'è qualcosa che devo fare qui, una leva. Sicuramente devo fare qualcosa, ma non ho idea di come tagliarli. Troverò un modo, ragazzi, scusatemi tanto. Allora, una delle chiavi ce l'ho. Bene, me ne serve un'altra per aprire il portone. Ah, ne avevo già due! Bene! Yeppi! Avrà fatto molto rumore questa porta che si apre. Non perdiamo tempo e corriamo. Ok, ok. Un altro ricordo. Ehi ragazzi, avete sentito di questa leggenda? Ah sì, so di quello che stai parlando, di quell'edificio abbandonato. State per caso parlando del purgatorio? Proprio lui, e c'è molto di più. Dicono che lì dentro viva un mostro gigante che ha una maschera. Ah, che paura. Ah, ma sono solo leggende. Ma che può dirlo? Sapete ragazzi, ho un'idea brillante. Perché non andiamo tutti a guardare, dato che adesso arrivano le vacanze? Sarà la nostra investigazione privata. I miei piani sono sempre i migliori, non è vero? Sei una cretina, sei! È una veramente una buona idea. Uno più scemo dell'altro. E poi sono stati tutti squartati. Va bene, ci sto. Però una persona in più ci potrebbe far comodo. Ehi, perché non imitiamo Perti? Perché lei? Pensa sempre di essere la migliore. Dice sempre di essere troppo bella. È una brutta trota noiosa. Vabbè, allora chi possiamo invitare? Mi serve qualcuno di molto calmo, come un topolino. Qualcuno che posso controllare. Ah, sì, so chi. Potremmo chiedere ad Henry. È proprio l'opposto di Perti. Eh sì, mi sembra una buona scelta. Va bene, Emma. C'è qualcosa che non va, Liber? Non lo so, c'è qualcosa riguardo ad Henry. Mi sembra un po' strana, è sempre stata un po' distolta dalla classe. Dici davvero? È un'introversa. Non posso che darti ragione, non ho mai visto nessuno parlarci. Ora che ci penso non l'ho mai sentita nemmeno parlare. Beh, allora mi capisci? È che mi sembra un po' strano invitarla così con noi. Ah, ma non credo che dovremmo preoccuparci troppo. E cosa intendi? Pensala in questo modo. Non saresti felice che esce un po' e si fai degli amici? Non avrei saputo dire di meglio, Lucas. Va bene, allora abbiamo deciso. Harry verrà con noi nella nostra piccola avventura. Va bene, se insisti. E fu così che gli salvai le chiappe a tutti. O forse le hanno già perse. Ehi, Harry! E fu così che fui tirata dentro questa brutta storia. Ah, brutti ricordi. Perché? Perché sono stato un topolino sottosferato? Ehi, che è qua? Sembra una strana macchina. Wow! Ok, questa cosa non mi piace per niente. Quindi è una roba proprio macabra. Oh! Ma perché lo faceva? Ragazzi, non lo so, forse dovrei smettere di far cadere purugne dal cielo. Oh! Mi sa che ho fatto troppo rumore! Non avrei dovuto, non avrei dovuto! Ah! Niente. Va bene, spellami tutta, tanto avevo caldo. La pelle non mi serve. Ok, questa volta non tocco niente, signor macellaio. Chiedo tanta vegna, tanta scusa, tanto amici. Ok, qua c'è assolutamente qualcosa, dobbiamo sbrigarci. Sta per arrivare, questo è certo. Era un occhio, così l'ho buttato. Cioè, ho trovato un occhio per terra e l'ho buttato via.
Ma cosa mi è servita tutta questa cosa? Solo per farmi rosicare? Vabbè. Oh no, di nuovo una di quelle macchine. Ma siamo sicuri che... Oh oh. Oh oh. Dov'è? Sta arrivando. Sta arrivando. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Devo correre, devo correre, devo correre. Sta arrivando, sta arrivando. È dietro di me. Mannaggia, non so cosa ho fatto. Ho anche schiacciato delle persone prima per sbaglio. No! Levati dalle scatole, brutto macellaio, signor macellaio. Che caspita. No, non va bene. Oh, forse ho trovato una soluzione. Devo andare qui sotto. Ti ho fregato, stupido macellaio. Stupido Henry, stupido, stupido. Come si chiama? È Jason. Venerdì 13. Ok. Dove mi sono infilato adesso? Mi stanno bloccando. Oh, lascia. Lascia. Lascia funziona. Ehi là, chiave verde. Qua che c'è? Un altro codice. AUG. Non so cosa sono questi codici. Lo scopriremo prima o poi, spero. Non so. Andiamo avanti. E qua si torna per di qua. Oh, ok. Ho attivato. Si è risvegliato il boia. Forse ha capito qualcosa? Non lo so, spero di no. Spero di no. Magari se n'è andato, dai. Magari se n'è andato. E se scendo le scale... Qua non posso tornare sopra, vedete? È troppo alto. Devo scendere e secondo me torno di sotto dove c'erano gli stupidi tentacoli. Ok, corri, non fatemi del male, addio, stupidi. Il problema è che qualcosa stava venendo verso questa direzione. Non mi piace, però ho una chiave. Forse con questa chiave posso, che ne so, andare per di qua e aprire questa porta? Sì. No. Vabbè. Torniamo di nuovo di sopra. Qua un codice. 10T. 10T. Sembra un codice. Ok. Qua è pieno di cadaveri in gabbiette. Ma quanti ne ha fatti fuori? Ma quanti? Le macedonie. Oh. Cosa? No! Mi ha chiuso in una trappola! Non funziona. Non funziona. È pieno di cadaveri. Non funziona. Non funziona. E mo è la fine. Henry. Terra chiama Henry. Ma cosa stai pensando tutto questo tempo? Dovresti camminare avanti con tutti, non rimanere indietro. Che cavolo. Quindi è questo il posto che dicevano? Beh, l'atmosfera sembra proprio da horror. Vabbè, ora che siamo qui, che facciamo? Oh, Lucas, ho così paura! Non preoccuparti, siamo tutti assieme. Lucas, se qualcosa esce, mi proteggerai? Ma certo! Ah, grazie, sei proprio il mio eroe! Beh, tornando alla cosa che dovevamo fare, qual è il piano? Cosa facciamo una volta dentro? Vuoi dire che entreremo tutti? Non è un po' troppo? Che cosa intendi dire? Queste cose succedono nei film horror tutto il tempo. Se noi entreremo, ci troveremo chiusi dentro. Oh, hai ragione! Sento che succede molto spesso. Che intelligente, Emma. Allora avete qualche idea migliore? Facciamo una cosa. Perché non mandiamo una persona che controlli per prima? Oh, ma sei seria? So dove vuoi arrivare. Devi essere sicura che sia tutto al sicuro prima, giusto? Ok, allora chi fa il volontario? Vi conoscete? Io faccio il palo, sono molto più bravo a fare il palo. Oh, nemmeno io ho troppa paura, quindi... Siete serie voi due, quindi rimango io, ma... Ma dai, stai dimenticando qualcuno, Oliver? Oh, e chi? Non eravamo tutti d'accordo che lei era, insomma, la persona adatta a queste cose? Oh, dai, non puoi dire lei, Emma. Mamma mia, che perfida questa. Ehi, potresti andare un attimino dentro e controllare per noi, per favore? Come? Non vuoi andare? No. Dai, non c'è niente di cui aver paura. Non vedi un posto bellissimo? Dai, tante grazie. Sapevo che potevo contare su di te, Henry. Ah, meno male. Non mi piace essere nei guai. Dai, allora sbrigati. Non abbiamo tutto il giorno, lo sai? Ehi, Henry. Noi non ci siamo riusciti a conoscere molto bene, ma... Se non vuoi fare questa cosa... Puoi andartene, va bene? Ah, e ho anche portato questo bel macete per proteggerci. Prendilo, ti servirà più di me. Shake's head, non lo voglio? Ah, ho capito.
Non lo volevo? Noi aspettiamo qui, va bene? Certo. Quindi io sono entrata. E... no! E loro rimasti fuori, se la sono presa! Bene! E poi è andata a finire così, che poi sono finita legata. Ah no, adesso sono legata, perché ora mi ha preso. Quindi sono andati così le cose, sono entrate e loro sono stati presi. Non so se siano ancora vivi. Oh no. Oh no. Adesso arriverà. Devo liberarmi. Cavolo, sbrigati. Non funziona. Dai, più impegno. Non possiamo morire qui. Dai, Henry. Oh. Aspetta. Sta arrivando? No, sono riuscita. Ho preso una corda e ho preso anche la chiave. Ok, veloci. Ah, ok, sono da questa parte. Ecco a cosa serviva. Bene, veloci prima che arrivi quel coso. Quel coso gigante pazzo scatenato infame. Ok, spero che non ci sia ancora quella cosa in mezzo ai piedi. Non voglio essere catturato una seconda volta. Vediamo se l'ha spostata. Perché anche lui deve camminare. Bene, l'ha spostata. È intelligente quanto stupido. Ok, dovrei avere già una chiave. Quindi una chiave ce l'abbiamo, però me ne manca ancora... no, ce ne ho due. Perfetto. Vediamo che succede. Prevenire è meglio che cura. Di nuovo. Qui è quando sono entrata, no? Quando sono entrata qui. Pieno di sangue, puzza di sangue qui. Puzza tantissimo. Sembra una macelleria. Quindi io sono entrata. E poi mi sono tolto il vestito. Odio rovinare il mio vestito preferito, quindi l'ho lasciato indietro. Ah, ok, per quello, per non rovinarlo. Magari lo ritroveremo una volta usciti. Oh oh. E poi fuori? Harry, devi sbrigarti. Nasconditi da qualche parte. Cosa? Ah, dannazione. Harry, mi dispiace doverlo fare, ma è per il tuo bene. E mi ha spinto giù, mi ha buttato giù dal posto. Quindi è così che sono caduta. Quindi è così che sono andate le cose. Oliver si è sacrificato per me. Il senpai Oliver, che era l'unico che mi voleva bene. Siamo una sorta di codice. Anche qua, destra. Proviamo destra. E la stessa roba a sinistra. No. Destra. Destra. Oh, teniamolo così. Ho aperto la porta. Che devo fare qui? Sembra una specie di codice. Ok. Ok. È andata, bene. Ma non capisco che devo fare qui. Forse è per scappare dal mostro. Salviamo. Bene. Oh, mi stava seguendo. Quel coso. No. Ha chiuso la porta a chiave. Non va bene. Scappa dal macellaio di nuovo. Oh cavolo. È una roba a tempo. Mi ha insegnato a far questo, quella roba. Ok, devo premere per di qua. Devo accenderli tutti con la combinazione. Ce l'ho fatta! Mi scusi, macellaio, il tuo sporco gioco insanguinato. Marmellato? Non mi piace. E qua? Oh no. Mi sa che ho fatto qualcosa. Non lo so che sto facendo. Destra. Sinistra, no. Destra. Vai, andata. Ok. Devo fare qui. Non va. Muoviti. Oh, sto arrivando. Muoviti. Sono diventato topolino. Quando ho paura. Stecca sui denti. Ma vieni. Ce l'abbiamo fatta. Siamo dei pro. Provoloni. Ti ho provocato. Brutto mostro di cane. Un'ansia sto gioco. È un'ansia potente. Un'ansia potentissima. Ora siamo... no, non ci siamo incastrati in ascensore. Che bello. Almeno le cose funzionano in sto posto. Pensavo già di dover usare la corda per scappare. Dove sono? Oh! Sto tornando! Col cavolo. Non torni sopra. Pezzente. Ho distrutto la leva. Così non può raggiungermi. Con il macete, bene. C'è un grandissimo masso che mi impedisce di andare. Lo distruggo con il macete. Non funziona? È troppo duro.
Qui c'è un altro ascensore, speriamo non entri il coso. Qui che c'è scritto? Per andare di sotto, posso andarmene di sotto? Forse possiamo scappare. Perché io devo tornare al piano terra, no? Quindi forse adesso torniamo al piano terra? Ok, fine della corsa. Ah, siamo tornati qui! Ma vieni! Siamo fuori! E quel sangue, Oliver! È liberato tuo! Il mio vestito. Comunque, dato che tutte le mie mani sono piene di sangue, meglio non toccarlo. Cioè, è ancora importante il vestito. Mamma mia, pensiamo le priorità. Sono uscita! E quella era Emma. E vabbè, mi spiace. E mi spiace. E mo? Oh no, di nuovo. No! Oh, caspita. No. 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 E porca vacca. Finale cattivo. Nani. Devo fare qualcosa. Cavolo, c'è anche un finale buono però. Se avessi fatto le scelte giuste, potevamo ottenerlo. Caspita. Infatti mancava qualcosa. Quella porta. La mia ascia. C'è qualcosa in più che dovrei fare. Sto vedendo per la good ending. Praticamente dobbiamo tornare nell'altro punto e ci sono alcune cose da fare. Sto guardando un gameplay non commentary per capire di Lacri. Ok, praticamente c'era una botola lì che io non avevo neanche visto sinceramente prima, non so. Con la, dopo metti la corda. Ok. E sicuramente ti sblocca un altro punto. Andiamo avanti un po' più veloce perché devo editarvi questo video e non posso mettermi a giocare tutto questo pezzo. Quindi lo guarderemo un po' a salti. Però devi mettere una password. E credo che la password sia tutti quei codici che troviamo in giro. O c'era nel cadavere. Un codice veramente strano. La porta si apre. Andiamo avanti. E troviamo un'ascia demoniaca dentro un cadavere. Si chiama ascia demoniaca, stranamente. E l'abbiamo trovata. Tramite questa ascia demoniaca, dopo andiamo avanti, proseguiamo con il gioco. E quindi torniamo al punto dove c'era quel masso, che in realtà non è un masso, ma è tipo una ragnatela molto spessa. Quindi andiamo là, lo apriamo con l'ascia demoniaca, perché è l'unico modo per aprirlo. E in questo modo possiamo entrare in quella che sembra essere una tana di ragni. Però un ragno ci aiuta. Cioè, praticamente questo ragno che c'è qui, in qualche modo, vedete, ci prende le chiavi, ci fa tipo, ci fa i piaceri, è diventato nostro amico il ragno. Signor ragnetto, grazie mille. Quindi andiamo sempre in giro con il ragno che ci dà una mano su tutto questo posto. Anche si mangia i cadaveri. Oh, per quello non mangia noi, forse perché mangia già i cadaveri. E vuole che noi moriamo per primi. Quindi andiamo avanti, dopo ci intrappola in una stanza. Forse è il ragno, non so chi ci intrappola. Però dobbiamo fare la boss fight praticamente. Praticamente ci si stanno chiudendo dei muri di carne e noi dobbiamo fare una combinazione a tempo. Mentre il ragno ci aspetta e spera che crepiamo. Poi andiamo avanti. Troviamo un altro ascensore. E poi clicchiamo la leva. Ma il ragno viene schiacciato. Poretto, no, so sad. Mi spiace signor ragno, mi spiace. Ce ne andiamo avanti, torniamo finalmente fuori, nuovamente, ma stavolta succede qualcosa. Tipo mi sento, inizio a sentirmi strana. Harry si inizia a sentire strana adesso. Quindi sempre più strana si sente, ma continua, vuole uscire a tutti i costi nonostante tutto. E una volta fuori... Porca vacca. Mamma mia, lo schermo rosso diventa... Cosa sta succedendo? Sono tipo diventata tutta rossa e mi è apparsa l'ascia demoniaca in mano. Tipo, non so, ho sbloccato un potere assurdo. Quindi adesso, se il tizio esce, io avrò l'ascia demoniaca e lo spezzo in due. Mamma mia. Adesso viene che vuole ammazzarmi alla risata di Golden Freddy, comunque. Niente, vuole attaccarmi, ma io BAM! Gli vado dietro e lo squarto in due con l'ascia. E il purgatorio se lo becca in faccia! Ehi là! Demonic End. Non c'è una fine, la good end, o la bad o la demonic. Però dai, questa è un po' la buona, dato che
siamo diventati praticamente un demone con tutte le sofferenze e abbiamo ottenuto il potere dell'ascia. Però c'è un Purgatori 2, ragazzi, ho sentito dire. Quindi fatemi sapere se volete vederlo, sarebbe interessante portarvelo. Niente, ho voluto un po' rushare la fine perché sennò veramente ci mettevo troppo ad editarvi questo video e rifarmelo tutto. Molto molto carino, molto molto carino. Ci sono anche degli extra, ma ve li lascio a voi. Potete controllarli scaricando il gioco, magari giocando, lo sapete, dagli un'occhiata. Per questo è tutto, vi ringrazio per la visione. Era tutta marmellata! E al prossimo video, ciao ragazzi!